Ma perché? Ci pensi ancora. Perché è venuto a Copenaghen? Margherete, tesoro, che senso ha? Ora che siamo tutti e tre morti e sepolti. Certe domande rimangono a lungo, anche dopo che chi le ha fatto è morto. E il mondo di me ricorda soltanto due cose. Una è l'imprincipio di indeterminazione. E l'altra è la mia misteriosa visita a Niels Bohr, a Copenaghen, nel 1941. Sei sempre stato così combattivo. Ti ricordi? Giocavamo a ping pong a Tisvild e questo sembrava che volesse ammazzarmi. Non volevo vincere, naturalmente. Anche tu volevi vincere. No, io volevo solo una tranquilla partita di ping pong. Avresti dovuto vedere l'espressione del tuo volto. E così sono di nuovo fuori per una passeggiata. Ci è riuscito. E se passeggiano, parlano in maniera alquanto differente, naturalmente. Comunque non ha ragione lui. Già nel 1939 con Jeweler abbiamo affrontato... Ma che cosa ha detto? Niente, non lo so. Ti consideriamo tutti una specie di padre spirituale. Il Papa, così chiamavate Niels alle sue spalle. E adesso volete da lui l'assoluzione? L'assoluzione no. Secondo il tuo collega Jensen sì. L'assoluzione è l'ultima cosa che voglio. E ti ascolto mentre mi dici... che le armi atomiche richiederanno uno sforzo tecnico, pratico enorme. È vero. Che divoreranno risorse infinite. Risorse infinite, colossali, bene. Non insieme. Nessuna di queste cose l'avete fatta insieme. Ah sì, certo, le avevamo fatte insieme. Ognuna di queste cose l'avete fatta quando eravate separati. Tu per primo hai elaborato la meccanica quantistica d'Helgoland da solo su un'isola rocciosa, brulla, in mezzo al mare del nord. Mi ricordo. La mia mente cominciò a schiarirsi ed ebbi un quadro preciso di come avrebbe dovuto funzionare la fisica atomica. Perché lo vedi che cosa abbiamo fatto? Senza esagerazione, abbiamo girato il mondo sotto sopra. Ecco, ora ci siamo. Noi abbiamo rimesso l'uomo al centro dell'universo. Diceva che tu non avevi capito la differenza cruciale tra un reattore e la bomba. Lo capivo benissimo. Semplicemente non lo dicevo agli altri. Proseguo il viaggio, passando davanti ai bambini smarriti, affamati, passando davanti agli schiavi dei campi di lavoro che tornavano a casa. 3 giorni e 3 notti attraverso la mia patria, attraverso la mia devastata, disonorata, beneamata patria. Mio caro Heisenberg, mio caro amico. Sì. Quando anche tutti i nostri fantasmi saranno scomparsi, che cosa rimarrà del nostro beneamato mondo? Del nostro devastato, disonorato, beneamato mondo?